Dovete sapere che sono cresciuto con tutta la filmografia di serie B che vi possa venire in mente, film demenziali, italiani, soprattutto statunitensi. E c'è un film che mi sta particolarmente a cuore, che sicuramente avrete visto nella vostra infanzia, che è Il giallo del bidone giallo. Questo bidone di rifiuto tossico che naturalmente non aveva all'interno un rifiuto tossico, ma vabbè, andatevelo a vedere, mica ve lo posso spoilerare, anche se è uscito 600 anni fa più o meno. Oggi invece noi che cosa facciamo? Andiamo sempre negli spazi di Osis per conoscere il bidone di rifiuto tossico. In realtà anche qui non ci sarà dentro alcun rifiuto tossico, ma è semplicemente il pill barrel. Ok, ma che cosa serve? Ma cosa fa? Scusami, ma spiegami. Ma questo è un bidone che cuoce, ma com'è possibile? Questo è una figata. Ecco. Lasciami passare il tempo. È il barbecue più semplice da usare nella faccia della terra, ma allo stesso tempo sulla faccia della terra, allo stesso tempo è quello che credo che regali le emozioni migliori. Come funziona? Molto semplice. Bidone vuoto, io sotto vado a inserire il carbone, ho queste due barre su cui ci appenderò questi ganci dove appendo le mie preparazioni, ribs, polli, salsicce, cosciotti d'agnello, tomahawk, tutto quello che vi viene in mente le andate a prendere. Qual è il grosso vantaggio di questo tipo di cottura? È quella che viene definita la cottura hot and fast, ovvero alto e veloce. Rispetto alla più classica low and slow, che cosa cambia? Non abbiamo un deflettore, un water pan, non abbiamo niente che scherma le braci dalla carne. Che cosa significa? I liquidi della carne, i grassi della carne che si sciolgono, colano direttamente sulle braccia ardenti, andando a produrre quella che viene definita la fumicatura naturale, creando alla pietanza questo gusto molto rosso, molto d'arrosto della domenica, formando dei bark incredibili, ma allo stesso tempo garantendo succosità interna. Qual è il principio per il quale funziona questo bidone? L'aria calda, il caldo tende ad andare sulle pareti più fredde, quindi si forma questo moto circolare all'interno del bidone che andrà ad abbracciare la vostra preparazione. Quindi anche se la costina, quindi la mia baffa di costine, è a tanto così dalla brace, la parte bassa e la parte alta verranno cotte alla stessa maniera. Quindi grande uniformità comunque. Esatto, risultato eccezionale. Perché vi dicevo è il più facile da usare? Perché una volta che io vado a mettere il carbone acceso, regolo la ventin in funzione dell'altitudine. Nel nostro caso andiamo ad aprirla più o meno per metà. Metto le mie barre, chiudo il coperchio, lui si autostabilizza e aspetto il tempo di cottura. Quindi non devo preoccuparmi di aprire, chiudere, regolare, basta. Una volta che io ho acceso il carbone, ho messo la pietanza, fa tutto lui, non devo preoccuparmi. Senti, all'interno temperatura, ricevi hot and fast, attorno ai 150 gradi circa. 150 gradi circa, senti, nell'ambito della cottura barbecue è sempre difficile definire un tempo di cottura. Si dice che è cotto quando è cotto, però abbiamo un range a spanne. Vengono pronte in circa due orette, due orette e mezza. Non male. E sono proprio i ribs che oggi andremo a cucinare all'interno del pit barrel. Esatto. Quindi adesso lo accendiamo. Perfetto. Ribs che andiamo a lavorare sempre ovviamente con Andrea all'interno della parte coperta della scuola di Osis. Eccole qua le nostre ribs in un pezzo unico che adesso andiamo a lavorare, cioè a trimmare soprattutto per quanto riguarda il grasso, esatto, giusto? Esatto. Dopo le prepareremo con, credo, l'accoppiata migliore che Angus & Doink ha fatto. Come sapete siamo molto amanti di questa tipologia di rub. Sweet Bones & Butt, ne avevamo già parlato quando eri venuto a trovarci la prima volta. Un rub caratterizzato da tre livelli diversi di zucchero: zucchero d'acero, zucchero di palma e zucchero di canna, caratterizzato dall'aggiunta di barbabietola. Come vedi ha questo colore quasi rossastro, che in cottura svilupperà un colore sulla ribs meraviglioso. A fine cottura andremo a glassare la nostra ribs con la Glazed & Confused, ovvero una salsa barbecue. È stra buona. Consistenza bella liquida, quindi perfetta per andare a fare la glassa, con un kick leggermente piccante. L'accoppiata credo che sia perfetta, ma dopo assaggeremo. Questa ovviamente è soltanto una delle 600.000 ipotesi e combinazioni che potete scegliere per le vostre ribs, perché potete anche farle così al naturale, ovviamente aggiungendo magari qualche aroma
più tipico italiano, sì, però diciamo che se volete una veste diversa, qui c'è la possibilità di averla. Questo è in stile, diciamo, American style, quindi un po', diciamo, in stile Kansas City. Ovviamente la rosticiana, stile italiano, quindi andiamo a prendere sapori dalla nostra terra. Sui rub c'è, potete andare a giocare tantissimo a seconda del vostro gusto, piccante, non piccante, dolce, non dolce. Il bello è andare poi a giocare con la salsa, per andare a bilanciare quello che è la preparazione finale. Eccola qua, la nostra ribs, le nostre ribs, scusate, sono da pulicchiare? Sì, direi di sì. Allora, andiamo a togliere la famosa pleura qui, che è questa membrana che ricopre la parte posteriore. Perché la togliamo? Perché a fine cottura risulta sgradevole alla masticazione, non fa passare bene i sapori, non fa passare bene il fumo, quindi andiamo a tirarla via. Andremo a fare un po' di pulizia dei grassi in eccesso, perché sennò con il rub rischia di fare una pappetta e non una bella crosticina. E poi direi che le appendiamo nel nostro barrel. Adesso aspettiamo Andrea e utilizziamo la ciminiera per andare ad accendere poi il nostro pit barrel. Ok. Anche qui ci vorrà una manciata di minuti. Sì, esatto. Vedo però che la ciminiera non è piena. Allora, accendiamo, sì, mezza ciminiera, più o meno una ciminiera intera è stata messa spenta all'interno del bidone, in modo da avere la temperatura costante per il tempo che ci serve. Allora, Andrea ha rimosso le barre e il gancio, spostando ovviamente anche il coperchio, perché la nostra carbonella all'interno della ciminiera si sta accendendo senza alcun timore. Adesso, ovviamente, come aveva già detto Andrea, abbiamo qui sotto mezza ciminiera, tra virgolette, spenta un po' di più forse, sì, e adesso andiamo a fare l'operazione. Ed ecco fatto. Adesso Andrea dobbiamo aspettare che si stabilizzi la temperatura? Esatto, andiamo a mettere le barre, aspettiamo un attimino che si scaldi. Andrea, costo del pit barrel? Siamo a 399 euro, compreso, vi arriva un bello scatolone con le due barre, 8 ganci per appendere le vostre preparazioni, i ganci sono come questo, eccolo qua, sì. In dotazione anche la griglia che poi vedremo per poter cucinare anche con la griglia, non solo appendendo le pietanze. Due ottimi rub e il cestello per il carbone e basta. E il barrel. Mi sembra un prezzo onesto alla fine, molto dai. Interessante, ha un rapporto qualità-prezzo secondo me che non ha a pari con pochi altri barbecue, per le prestazioni che ha, per il risultato finale che poi riesce a dare. Voi non lo vedete, ma vi garantisco che sta uscendo un bel calore da questo pit barrel. Andrea sta arrivando con le ribs. Eccolo lì. Rabbate. Pulite e rabbate, ma che meraviglia! Colore. Meraviglia, guarda che colore! Bellissimo, bellissimo. E adesso sono già agganciate, si appendono. Ecco qua. E basta, fine. Addio. Le controlleremo ogni tantissimo, Siamo un'oretta. Tra un'oretta facciamo il primo check, vediamo il bark, vediamo un po' tutto. E aspettiamo. E vedete che noi siamo in temperatura e il nostro pit barrel con all'interno le nostre ribs sta iniziando a sfumacchiare. Noi, Andre, non abbiamo messo affumicatura all'interno. No, il fumo che esce è prodotto esclusivamente dai liquidi delle ribs che colano sulle braccia incandescenti, vaporizzando all'istante, producendo questo profumino che mi spiace che voi dall'altra parte non potete sentire. Sì, un peccato, noi lo sentiamo e noi basta, direi. Allora, è passata un'ora, vediamo a che punto siamo. Ragazzi, direi che siamo un ottimo punto. Ma che faccia? Vedete il colore fantastico del rub. Adesso andiamo avanti ancora un po'. Vediamo un bark bello formato. E una cosa che voi non potete sentire è il profumo che si alza da questo pit barrel. Allora Andre, è passata un'ora e mezza, facciamo un check sulle nostre ribs. Senti, che
Ragazzi, c'è un profumo che non potete capire. Ma vabbè. Guarda, guarda il colore, meraviglioso. Colore straordinario, la carne che si è già ritirata parzialmente dall'osso. Esatto. Io direi che mamma possiamo mia, che andare. Figata. Facciamo fare un pochettino di foil che aiuta a rendere la carne più tenera. E allora ti seguo. Potremmo anche rischiare di saltare il foil. Allora, il foil sulle ribs, io sono uno che generalmente preferisco farlo perché aiuta lo scioglimento dei tessuti interni. A me piace la ribs che si stacca completamente dall'osso, morbida, che si scioglie in bocca. C'è chi preferisce invece la consistenza, allora in questo caso è meglio saltare la fase di foil. Quindi avremo una costina più, diciamo... Al morso più, leggermente più tenace, forse sbagliato da dire, al morso meno scioglievole. Diciamo che si sfalda meno, dai. Bravo, bravo, bravissimo. Quindi bravissimo. Cosa facciamo, la rimettiamo dentro? Sì, mettiamo un goccio di salsa e la rimettiamo dentro. Perfetto. Come vedi la consistenza... Guarda anche che colore. Eh sì. Il profumo è meraviglioso. Andiamo a metterne un pochettino qua. Ok, le abbiamo messe dentro il pit barrel dopo aver aggiunto la salsa, sono passati circa 10 o forse qualche minuto in più e le nostre costine, vabbè, ma che cosa vuol dire queste costine? Cioè, che meraviglia! Poesia! Poesia! Poesia vera! Stupende! Stupende, guardate che bel colore oltretutto! No, devo dire che... Dicono mangiami! Vabbè, ci toccherà, oh. Il profumo devo dire che è ovviamente eccezionale, vedete che abbiamo delle costine perfette, cioè sicuramente perfette rispetto a quello che faccio io. Poi tu mi insegni, Andrea, che ci sono costine e costine, costina da gara. Esatto. Nel mondo delle costine ognuno ha i suoi gusti, mettiamola così. Ecco, giusto, non c'è un giusto, non c'è uno sbagliato, dai, nei limiti del possibile. Quindi adesso che si fa con queste costine? Allora le lasciamo riposare un pochettino, poi le tagliamo. A posto. Pronti? Allora, siamo tornati fuori per tagliare le ribs. Proceda al taglio, chef. Sembrano morbide, anche soltanto tagliandole, però mantengono la loro identità senza sfaldarsi completamente. Cosa che a me succede spesso. Guardate che meraviglia. Senti, cosa dici? Provare per credere. Mi butto sull'assaggio? Vai sull'assaggio tu. Ecco, facciamo vedere. Attenzione, vediamo un po' da vicino. Dentro sembrano belle umide. Sono rimasto senza parole. Senti tutto? Come immaginavo, l'accoppiata del rub e della salsa è qualcosa di incredibile. La affumicatura naturale ha dato un bellissimo colore, si sente, non è fastidiosa, non copre per niente i sapori. Ragazzi, allora che dire, vado a mangiarmene anch'io adesso, così almeno poi vi saprò dire anche poi nei commenti com'è. Avete visto come funziona il pit barrel? Io vi ricordo che per qualsiasi altra domanda c'è Andrea, che adesso sta a magnà, per cui non può rispondere, ecco. Allora, pagina Facebook bbclub1984, qualsiasi informazione sui dispositivi, sui RAB, chiedete pure, sarò lieto di aiutarvi. www.bbclub.it oppure info@bbclub.it. Insomma, ragazzi, sapete ormai dove trovare Andrea, dove trovare me, e noi ci vediamo al prossimo dispositivo, mi verrebbe quasi da dire. Ciao!